Dopo il via libera del Quirinale, Salvini resta prudente sul patto con la Cina. Il vice premier leghista sottolinea che il memorandum non è un testo sacro e ribadisce che dirà no se ci sarà anche solo un lontanissimo dubbio che certe acquisizioni possano mettere in gioco la sicurezza nazionale. L'alleato Di Maio sottolinea che la Via della Seta non è un'alleanza geopolitica ed enfatizza la totale sintonia nel governo. Sempre più tortuoso il percorso della Brexit, il Parlamento britannico ha bocciato l'ipotesi di un'uscita senza accordo e oggi l'Aula dovrà esprimersi sull'ipotesi di rinvio. Il Presidente del Consiglio europeo Tusk fa sapere che chiederà ai 27 di approvare un rinvio della Brexit oltre la data fissata del 29 di marzo. Per scongiurare lo spettro del no deal, il Parlamento britannico deve comunque votare un accordo e finora non lo ha fatto. Verranno analizzate in Francia le scatole nere del Boeing precipitato domenica da Addis Abeba. I dati registrati serviranno a far luce sul disastro e sugli eventuali difetti dei 737 Max. Anche il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato uno stop temporaneo per un'inchiesta supplementare sulla sicurezza di questi voli. Sono circa 500.000 le domande di reddito di cittadinanza già arrivate all'INPS nella prima settimana di avvio del nuovo strumento per combattere la povertà. Per quota 100, altra misura contenuta nel decretone, si contano invece 89.500 richieste presentate. Dopo più di 30 anni un'esecuzione di mafia scuote gli Stati Uniti. A New York è stato ucciso l'italo-americano Frank Ali. Noto boss della famiglia Gambino è stato colpito da 6 proiettili mentre rientrava nella lussuosa casa bunker di Staten Island. Il timore che questo agguato segni la fine della tregua armata tra le famiglie criminali che si spartiscono potere e affari. La 16enne svedese Greta Thunberg, che sta scuotendo il mondo con il suo impegno sul clima, è stata proposta per il Nobel per la pace da 3 parlamentari norvegesi. Sono onorata, il commento della studentessa, promotrice della Marcia dei Giovani in Europa. Le sue iniziative hanno coinvolto anche scienziati e gruppi ambientalisti. Per domani Greta ha lanciato una mobilitazione planetaria con manifestazioni attese in quasi 100 paesi. Strepitoso Dominique Paris nelle finali di Coppa del Mondo di sci alpino dopo il successo nella discesa libera di ieri. Oggi il 29enne azzurro si è aggiudicato l'ultima prova di super gigante conquistando la Coppa di specialità. Per il calcio stasera l'Europa League con il ritorno degli ottavi di finale. In Napoli va a Salisburgo, l'Inter invece ospita l'Eintracht di Francoforte con 13.000 tifosi tedeschi al seguito. Buongiorno a tutti voi e bentrovati dalla TG della 7. Dunque l'accordo, l'intesa Italia-Cina continua ad essere un tema caldo nel dibattito politico. Ieri sono arrivate le rassicurazioni del presidente Mattarella e anche l'Unione Europea ha ridimensionato l'impatto della Cina in Italia e in altri paesi europei. Ma sull'accordo che dovrebbe essere firmato il prossimo 21 di marzo quando arriverà a Roma il presidente cinese, restano le divergenze all'interno del governo. Per Salvini il memorandum non è un testo sacro, può essere modificato qualora si metta a rischio la sicurezza nazionale. Congelata per ora la diatriba sulla TAV, il governo sposta l'attenzione sulla Via della Seta. Altro capitolo fonte di nervosismo, anche se ieri il presidente Sergio Mattarella, nel corso di un vertice al Colle con il premier Conte, i due vicepremier e altri ministri, ha dato sostanzialmente il via libera al memorandum sugli scambi commerciali fra Italia e Cina, ma senza 5G. Ricordando che l'intesa è decisamente più snella rispetto ad altri accordi bilaterali già firmati da altri stati europei. Sono contento che nel governo ci sia totale accordo sull'intesa, che non va vista come una nuova alleanza geopolitica, ma come una grande opportunità per le nostre imprese, spiega oggi Luigi Di Maio dalla Basilicata, dove è in tour elettorale per le regionali del 24 marzo. Di imprese Made in Italy parla anche Matteo Salvini, che però sul memorandum appare più critico per l'atteggiamento colonizzatore della Cina e preferisce procedere con passi felpati. Ok a nuovi canali di fatturazione per le nostre imprese, ma no a condizionamenti politici ed economici, puntualizza. Ogni investimento in settori strategici necessita la massima prudenza. Se ci sarà il solo lontanissimo dubbio che certe acquisizioni possano mettere in difficoltà la sicurezza nazionale, da ministro dell'Interno dirò un secco no.
Il riferimento del vicepremier leghista è al tema delicatissimo delle telecomunicazioni, che preoccupa assai anche gli Stati Uniti, tanto che ieri sera è arrivato un nuovo invito all'Italia a valutare ogni rischio prima di prendere decisioni sulla rete 5G. Rischio per ora sminato dalle rassicurazioni del capo dello Stato, che ha anche precisato che gli Stati membri dell'Europa non possono negoziare accordi in contraddizione con la legislazione europea. L'eventualità di affidare al colosso cinese Huawei la tecnologia del 5G sarà dunque affrontata in un secondo momento. Il memorandum non la prevede, così come non prevede rischi per la posizione euroatlantica dell'Italia. Lo ha detto ieri anche il premier Conte al Copasir e lo ribadirà martedì prossimo alle Camere in occasione dell'informativa prima del Consiglio di Bruxelles e in vista della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, quando sarà ufficializzato il via libera alla collaborazione commerciale fra i due Stati. Intanto su un altro tema caldo, quello dei dazi, è saltato l'incontro tra il presidente cinese e quello degli Stati Uniti. Non si incontreranno più alla fine di marzo in Florida, come anticipato nelle scorse settimane. Ma parliamo della Gran Bretagna, che è nel caos più assoluto. Il Parlamento, dopo aver bocciato il piano di Theresa May e anche escluso il no deal, l'uscita senza accordo dall'Unione Europea, oggi il Parlamento dovrà invece esprimersi sull'ipotesi di un rinvio. Nel frattempo il Presidente del Consiglio europeo Tusk chiederà ai 27 Paesi dell'Unione se sono disponibili ad una estensione lunga della scadenza, che tecnicamente sarà il 29 di marzo prossimo. Durante le consultazioni prima del Consiglio europeo chiederò ai leader dell'Unione a 27 di essere aperti a una proroga lunga se il Regno Unito lo ritenesse necessario per ripensare la propria strategia sulla Brexit e per costruire un consenso attorno a questa. Donald Tusk apre così con un tweet alla possibilità che le capitali europee approvino nel prossimo Consiglio del 21-22 marzo l'opzione di un rinvio dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione oltre la data fissata del 29 marzo. I laburisti britannici voteranno a favore del rinvio della Brexit, ha dichiarato a Sky News il ministro ombra John McDonnell, secondo il quale la premier Theresa May avrebbe dovuto in ogni caso chiedere rinvio, visto che mancano 15 giorni alla scadenza. Dopo il secondo no di Westminster incassato martedì sull'accordo negoziato con Bruxelles, ieri lo stesso Parlamento britannico ha bocciato con una maggioranza di soli 4 voti anche l'opzione Brexit no deal, l'eventuale uscita dall'Unione senza accordo. Nelle prossime ore la Camera dei Comuni dovrà decidere a favore o contro la proroga, a cui il Presidente del Consiglio europeo Tusk si è già detto in linea di massima disponibile. La mozione presentata ieri sera dalla May prevede che il Regno Unito chieda il rinvio dell'uscita di 3 mesi, condizionato all'approvazione da parte dei parlamentari entro il 20 marzo dell'accordo siglato con Bruxelles. Per gli analisti politici però Londra dovrebbe uscire dall'Unione prima delle elezioni europee, fissate per il 26 maggio. In caso contrario, per la Gran Bretagna, scatterebbe il dovere costituzionale di partecipare al voto. Saranno garantiti i diritti acquisiti di qualsiasi natura, assicura intanto il ministro degli esteri italiano Moavero Milanesi in audizione in commissione alla Camera. E questo vale sia per i cittadini europei che vivono in Gran Bretagna, sia per quelli britannici che attualmente vivono nell'Unione. Al momento la Brexit è in un vicolo cieco e questo nonostante l'estenuante determinazione di Theresa May che, pur afona, anche ieri si è spesa per ore a Westminster per sottolinearne i vantaggi, incassando anche le dimissioni del 15° ministro del suo governo. Sarah Newton, titolare del Dicastero per le persone con disabilità, la sanità ed il lavoro, infatti, ha lasciato dopo essersi espressa contro l'esecutivo sulla mozione bipartisan che esclude per sempre la Brexit senza accordo. Per il capo negoziatore europeo Michel Barnier però, quel no deal gettato fuori dalla porta della Camera dei Comuni non potrà che rientrare dalla finestra. Questa dunque è la situazione in Gran Bretagna e dopo le parole del Presidente del Consiglio europeo Tusk c'è anche quelle della Commissione, della portavoce della Commissione che dice, che anzi ribadito che in caso di proroga della Brexit oltre il 26 di maggio il Regno Unito dovrà partecipare alle elezioni europee. Se il Regno Unito è membro dell'Unione Europea, nel giorno delle elezioni servono dunque le elezioni. E adesso veniamo alla tragedia di Addis Abeba, le scatole nere del Boeing 737 Max 8 che è precipitato domenica scorsa provocando 157 vittime sono state inviate a Parigi per essere analizzate. Il disastro ha portato molti paesi a vietare nel loro spazio questo velivolo proprio a causa
dei dubbi sulla loro sicurezza. Anche gli Stati Uniti alla fine hanno deciso di fare questa scelta, una scelta dovuta proprio alla visione dei filmati del satellite. Sono stati i satelliti ad avere spaventato anche gli americani, ad avere consigliato all'ente per la sicurezza al volo statunitense di imporre uno stop temporaneo, che potrebbe essere lungo mesi, fa sapere l'FAA, per un'inchiesta supplementare sulla sicurezza dei 737 MAX. La decisione dopo aver visto grafici come questo che riportano le variazioni di altitudine sia del volo Air Lion indonesiano precipitato in mare poco meno di 6 mesi fa con quasi 200 vite a bordo e dell'Ethiopian schiantatosi al suolo domenica scorsa. Quello che i tecnici hanno visto non sono solo le improvvise salite e discese dei velivoli, ma la loro ripetitività in spazi temporali brevi e sempre uguali, dai 20 ai 30 secondi per il volo indonesiano, 15-20 secondi per quello etiope, ricavandone che a bordo c'è stata una probabile lotta alla fine perduta tra i due piloti ed il computer, in particolare con il sistema MCAS, Maneuvering Characteristic Augmentation System, creato dalla Boeing proprio per correggere verso il basso e mantenere stabile il muso dei nuovi 737. L'aereo, infatti, alla ricerca di risparmiare carburante, ha una configurazione che prevede lo spostamento in avanti dei motori ed una tendenza ad impennare la prua che appunto l'MCAS è nato per contrastare. Tenere a terra i 737 MAX è stata dunque una scelta obbligata, annunciata ieri per primo dal presidente Trump. Boeing è un'azienda straordinaria, aveva detto Trump, ma fino a che non verrà fatta chiarezza, i modelli sotto osservazione non voleranno. La Boeing, pur ribadendo la piena fiducia nella linea 737 MAX, si è adeguata a suo modo di vedere per abbondanza di precauzione e per rassicurare il pubblico. Il punto è che oltre ai due incidenti ravvicinati in Indonesia ed Etiopia, con quasi 350 vittime, ci sono stati almeno altri due eventi segnalati ieri dall'Independent, che ha riportato due denunce in circostanze anonime pervenute alla NASA di aerei che hanno iniziato a perdere violentemente quota subito dopo l'avvio del pilota automatico. Una scatola nera ha registrato un pilota che gridava «non cadere, non cadere», prima di disattivare i controlli elettronici ed affidarsi alla sua esperienza per riprendere il controllo. Per questo ora gli investigatori di mezzo mondo guardano con attenzione alla Francia, che ha preso in gestione le due scatole nere ritrovate sul luogo del disastro, alla ricerca di dati che facciano luce sul mistero del comportamento del 737 MAX. Un lavoro complicato perché proprio quella che monitora l'elettronica dell'aereo è seriamente danneggiata. E va avanti la sottoscrizione del nostro telegiornale per le ONUS che hanno perso i loro responsabili nell'incidente aereo. Tra le 157 vittime ci sono infatti 8 morti italiane. Sono la ONUS CISP, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, e quella di Bergamo, Associazione Africa 3000. Vi leggo il numero del Liban, IT89G033-5901-6001-0000. 0165254 e il codice semplificato è 9751. E c'è stato un acceso dibattito alla sessione plenaria del Parlamento europeo dopo le dichiarazioni del presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani sui presunti meriti di Mussolini, che secondo Tajani avrebbe fatto anche cose buone. A chiedere la parola alcuni parlamentari che hanno invitato l'euro presidente a ritirare le sue dichiarazioni. Non sono mancati gli applausi da una parte dell'emiciclo, ma anche i fischi dall'altra. Lo stesso Tajani ieri aveva precisato di essere da sempre antifascista. E adesso parliamo di immigrazione, perché sono usciti i dati del Viminale sui migranti che rilevano un crollo dei permessi umanitari e un aumento, ahi no, alle richieste di asilo. Solo per fare un esempio, in un anno i primi sono passati dal 27% al 2%, un effetto delle politiche del governo giallo-verde. In Italia cala drasticamente il numero di chi ha diritto alla protezione internazionale, ma anche il numero di quanti arrivano qui dall'altra parte del Mediterraneo ha subito un crollo. Nei primi mesi dell'anno le domande di asilo rifiutate sono salite al 77%, dal 56% dell'anno precedente, e i permessi umanitari concessi sono precipitati al 2% rispetto al 27%. La legge Salvini ha di fatto abolito la protezione umanitaria. La richiesta di asilo non può più essere concessa da questure come
commissioni territoriali, che valutano solo i cosiddetti casi speciali. E questo cambia i numeri di quanti hanno diritto alla protezione. I dati sono del Viminale, si confrontano con quelli forniti dall'agenzia internazionale Frontex. Gli arrivi di migranti irregolari in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale non sono mai stati così pochi negli ultimi 9 anni come quelli registrati lo scorso febbraio. 60 in tutto, il 70% di meno rispetto a gennaio. Il sottosegretario alle Nazioni Unite, Adam Dieng, oggi a Milano per parlare del Migration Compact, il testo sui diritti dei migranti sottoscritto in dicembre da 193 paesi e che l'Italia non ha firmato, sottolinea la preoccupazione per l'aria che tira sui migranti. In Europa, in particolare. In Europa dobbiamo far fronte a molti problemi, soprattutto in Italia, dove i migranti e i rifugiati vengono umiliati e disumanizzati. Bisogna ragionare per smorzare le ansie dell'opinione pubblica su di loro. Dall'inizio dell'anno nel nostro paese sono state prese 16.311 decisioni sulle richieste di asilo. Solo al 2% è stata concessa protezione umanitaria, nel 10% dei casi lo status di rifugiato, nel 6% la protezione sussidiaria. Tutte le altre domande sono state respinte. Mettiamoci a ragionare su quello che loro ci consegnano qui, il rispetto della loro cultura, delle loro culture, dei loro linguaggi, del modo di andare avanti. Chi non ha diritto alla protezione umanitaria perde anche quello all'accoglienza e alcuni sindaci hanno denunciato il pericolo che questo aumenti nelle città l'esercito di chi non ha nulla. In commissione alla Camera è ripreso l'esame delle due misure simbolo del governo giallo-verde, che sono quota 100 e reddito di cittadinanza. Dopo una settimana dall'avvio dell'iter si può fare già un primo esame, un primo bilancio delle richieste che sono arrivate all'INPS per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Sono 500.000 al momento le richieste, 45.000 soltanto in Basilicata, ha detto questa mattina il vice premier Di Maio, che insieme al ministro delle Economia Tria ha firmato il decreto che indica Pasquale Tridico commissario e Adriano Morrone subcommissario dell'IPS. Sono circa 500.000 le domande di reddito di cittadinanza inviate all'INPS nella prima settimana di avvio del nuovo strumento per combattere la povertà. Si tratta di stime che riguardano le richieste presentate e in questa fase istruttoria non si è ancora in grado di stabilire quante di queste saranno accettate o respinte, ma c'è chi tra gli addetti ai lavori si sbilancia e prevede una bocciatura di quasi la metà, perché il meccanismo messo in piedi dal decretone prevede che la scrematura sui requisiti in possesso per avere il reddito è compiuta solo dai CAF, gli unici abilitati a questo compito. In pratica controllano che il valore ISE sia conforme a quanto stabilito e verificano l'entità del patrimonio immobiliare e mobiliare. Le domande presentate negli uffici delle Poste Italiane ad oggi si aggirano intorno ai 150.000 e sono semplicemente raccolte e inviate direttamente all'INPS, che le valuterà insieme a quelle inviate online, meno di 30.000, e deciderà a quale dare l'idoneità. Per il momento, secondo il primo bilancio tracciato dai CAF, sarebbero 300.000 le domande a cui hanno dato il bollino blu e dunque sicure di ricevere il reddito di cittadinanza. Saranno inoltrate all'INPS solo tra 2 settimane, intorno al 25 marzo. Per le altre, secondo gli addetti ai lavori, la metà rischia di venire respinta. Perché, come ha dichiarato il direttore generale dei CAF Acli, Paolo Conti, mentre oggi il parametro di valutazione è l'ISE relativo al 2017, a partire dall'estate si guarderà a quello registrato nel 2018. Quindi, se nel frattempo lo stato economico del richiedente è migliorato e l'ISE supera la soglia di povertà stabilita, la richiesta di reddito di cittadinanza sarà respinta. Intanto procede l'iter di conversione del decretone del governo pentastellato, che contiene le due misure, reddito di cittadinanza e quota 100, per la quale sono 89.500 le domande presentate fino a 2 giorni fa all'INPS. Alla Camera, in Commissione Lavoro oggi, sono attesi gli emendamenti del Governo che dovrebbero sciogliere il nodo delle risorse per rafforzare il beneficio del reddito di cittadinanza da destinare a famiglie numerose e disabili. Per la cronaca spostiamoci in Puglia, a Taranto, dove sono state arrestate 7 persone. Tra di loro c'è anche l'ex presidente della provincia di Taranto, di Forza Italia, Martino Tamburrano. Tamburrano è finito in carcere nell'ambito di un'inchiesta che riguarda la gestione della discarica di Grottaglie. L'accusa è di corruzione.
un giro di tangenti per ottenere l'ampliamento mai realizzato della discarica di Grottaglie. La Guardia di Finanza ha indagato sugli affari illeciti che ruotavano intorno alla provincia di Taranto fino alla fine del 2018. Nell'inchiesta, con l'accusa di corruzione, è finito in manette l'ex presidente dell'ente, Martino Tamburrano. Sono stati arrestati anche un dirigente della provincia, il presidente e un membro della commissione di gara per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, due imprenditori del settore e il procuratore speciale di una società. È la surreale storia di un appalto mai compiuto e di presunte tangenti che sarebbero state versate ogni fine mese come un secondo stipendio. Nell'agosto del 2017 la provincia di Taranto, dopo i pareri negativi degli organi competenti, rigetta la richiesta di ampliamento della discarica di Grottaglie, ma il procuratore legale della società, Pasquale Lonoce, crea contatti con il presidente della provincia, rapporti illeciti fatti di presunti scambi di denaro e favori per convincere Tamburrano a rivalutare carte e richieste e quindi concedere il permesso del sopraelevamento della discarica di altri 15 metri. La società proprietaria aveva terminato l'attività di raccolta perché il sito era colmo, ma Tamburrano nomina un nuovo comitato tecnico e un dirigente compiacente nel settore ambiente. Loro avrebbero dovuto provvedere a disporre l'ampliamento della discarica. In cambio l'ex numero uno della provincia avrebbe ottenuto denaro, 5.000 euro al mese, un'auto da 50.000 euro ed anche i contributi per finanziare la campagna elettorale della moglie, candidata per Forza Italia al Senato nel marzo 2018, ma poi non eletta. Accordi illeciti, sostengono gli inquirenti, talmente espliciti che il ritardo dell'iter amministrativo aveva provocato le proteste del corruttore, il proprietario della società che gestisce la discarica, che lamentava per ogni giorno di inattività un mancato guadagno che sarebbe derivato dal conferimento in discarica dei rifiuti. L'ex presidente della provincia, ora in carcere, stava meditando di candidarsi alla carica di presidente della Regione Puglia. Continuiamo a seguire il caso Bluetech, perché anche questa mattina gli operai sono in presidio davanti allo stabilimento di Termini Imerese e chiedono di anticipare la riunione prevista al Mise il 9 aprile proprio su questa vertenza. Nel frattempo, dalle carte dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari i vertici della Bluetech, sarebbero state trovate degli accordi con una società cinese che produce macchine elettriche. Incontri, assemblee, proteste, i lavoratori della Bluetech cercano di sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica. In ballo c'è il futuro del polo produttivo di Termini Imerese, circa 1.000 lavoratori incluso l'indotto. E mentre continua il presidio davanti alla fabbrica, l'amministratore giudiziario dell'ex stabilimento Fiat è entrato nella gestione della società dopo l'arresto dei due massimi dirigenti dell'azienda. Sul tavolo ha trovato anche un memorandum sul passaggio della Bluetech ad un'azienda cinese che produce veicoli elettrici. Secondo la bozza d'intesa pubblicata ieri dal Corriere.it, la società Nanjing Jiwan si sarebbe impegnata a produrre attraverso la Bluetech 50.000 auto elettriche in 3 anni e ad investire insieme alla stessa Bluetech o altri investitori 50 milioni di euro. Il documento si sarebbe dovuto sottoscrivere durante la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Roma tra una settimana. Se fosse vero, visto quello che i lavoratori hanno subito in questi lunghi 7 anni di attesa di una reindustrializzazione, la guardiamo con interesse. È chiaro che ora, con l'arresto della dirigenza di Bluetech, tutto questo potrebbe essere messo in discussione, perché dobbiamo capire se i cinesi sono sempre disponibili, nonostante le ultime vicende, a investire sullo stabilimento. Il memorandum è datato 28 febbraio ed era in attesa della firma del presidente della Bluetech, Roberto Ginatta, ora agli arresti domiciliari per malversazione ai danni dello Stato. L'accusa ruota intorno alla presunta sparizione di 16 milioni di euro di finanziamenti pubblici non restituiti ad Invitalia. I legali di Bluetech e di Ginatta respingono con forza le accuse ed in una nota scrivono che è arduo immaginare una preordinata macchinazione per sottrarre fondi pubblici nettamente inferiori ai costi già ad oggi sostenuti in proprio per la reindustrializzazione del sito e i relativi progetti occupazionali. Intanto l'obiettivo degli operai è anticipare la riunione al Ministero dello Sviluppo Economico prevista per il 9 aprile, mentre il prossimo 22 marzo Termini Imerese scenderà in strada per una grande manifestazione.
Nel corso del telegiornale di ieri vi abbiamo dato la notizia di una sentenza di un giudice di Genova che aveva condannato un uomo che ha ucciso la moglie a 16 anni riconoscendogli le attenuanti perché agì in preda alla delusione. Il pubblico ministero aveva chiesto 30 anni. Il legale della donna aveva parlato del ritorno del delitto d'onore. Le motivazioni di questa sentenza hanno sollevato molte polemiche, ma il giudice spiega ho soltanto applicato le norme. Una sentenza controversa che fa discutere, quella di Genova. Una donna uccisa, Jenny Angela Coelho Reyes, dal marito Javier Napoleon Gamboa. Una condanna dimezzata per via delle attenuanti generiche in un processo con rito abbreviato, dettaglio da non trascurare. È un giudice, anche lei donna, che rivendica la sua scelta nel rispetto del diritto. Ma nel senso di quelle motivazioni diffuse ieri, la sentenza risale a dicembre, che si insinua la polemica. L'uomo, ha scritto il giudice Silvia Carpanini, non ha agito sotto la spinta della gelosia, ma di un misto di rabbia e disperazione, profonda delusione e risentimento, in uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile. Gamboa aveva confessato l'omicidio, una relazione complicata con la moglie fatta di alcol, violenza e tradimenti. Il marito era tornato in Ecuador perché la moglie aveva un amante e, lui stesso ammette, avrebbe potuto perdere il controllo. Lei lo aveva invitato a tornare in Italia con la promessa non mantenuta di lasciare l'amante. Durante una lite Gamboa ha preso un coltello e glielo ha infilato nel torace, uccidendola. Ma per il giudice l'uomo ha agito come reazione al comportamento della donna, che lo ha illuso e disilluso, un contesto che giustifica, si legge nelle carte, la concessione delle attenuanti generiche. Da 24 anni, 30 era la richiesta del PM, la condanna è scesa a 16 anni perché la pena è stata ridotta di un terzo in quanto si tratta di un processo con rito abbreviato. Abbiamo riesumato il delitto d'onore, ha polemizzato il legale della famiglia della vittima, ma il giudice Carpanini difende la sua decisione. Nulla giustifica un delitto, ma c'è omicidio e omicidio. Ho ritenuto che si trattasse di un dolo d'impeto, ha commentato, ho ponderato la mia decisione e l'ho motivata, basta così. Nel caso di Genova il pubblico ministero ha già comunicato che non impugnerà la sentenza. E a New York la mafia è tornata ad uccidere dopo 30 anni, vittima dell'agguato Frank Kalì, considerato boss della famiglia storica dei Gambino. Aveva assunto la direzione di questa famiglia 10 anni fa. Il corpo di Frank Boyd è ieri sera su un tavolo nell'obitorio di New York a disposizione degli investigatori che indagano sul suo omicidio. Sei colpi sparati in rapida successione, con precisione, hanno messo fine alla sua carriera di boss. Gli hanno sparato mentre rientrava nella sua sfarzosa casa bunker di State Island. Subito soccorso e trasportato in ospedale, è morto poco dopo per le ferite. Un'esecuzione in piena regola, come nei film di mafia. Il killer, prima di darsi alla fuga con la sua automobile, per essere sicuro di avere scrupolosamente assolto il suo incarico di sicario, avrebbe investito il corpo di Frank riverso sull'asfalto, straziandolo. Era dal 1985 che le cronache non davano conto di uccisioni e regolamenti di conti tra gli esponenti della mafia italo-americana. Il timore più che fondato è che la morte di Frank Boy sia il segnale che la tregua armata siglata tra le famiglie che controllano potere ed affari criminali possa essere finita. Nelle prossime ore, dunque, salvo accordi, potrebbe scatenarsi una sanguinosa vendetta tra le famiglie rivali. Francesco Kalì, questo è il suo vero nome, nonostante fosse uscito indenne da numerose inchieste, dal 2015, subentrando a Domenico Cefalù e grazie anche all'appoggio avuto da alcune potenti famiglie siciliane, aveva iniziato la scalata ai vertici dell'organizzazione dei Gambino. Una vera e propria lobby del malaffare che potrebbe contare su circa 200 affiliati. I Gambino, emigrati dalla Sicilia negli Stati Uniti ai primi del Novecento, avrebbero costruito il loro potere grazie a numerose attività illecite, come il traffico di droga, il contrabbando, il gioco d'azzardo, la prostituzione, l'usura, la ricettazione, la truffa, le rapine, lo smaltimento dei rifiuti, l'estorsione, le scommesse sportive e molto altro ancora. I Gambino, insieme ai Genovesi, Lucchesi, Colombo e Bonanno, è considerata una delle cinque famiglie mafiose più importanti. L'esponente più noto dell'organizzazione era certamente John Gotti, ma sarebbe stato Carlo Gambino, considerato per oltre 20 anni al vertice dell'organizzazione, ad ispirare la figura negativamente leggendaria di Vito Corleone, il protagonista principale del romanzo di Mario Puzo e poi del film Il Padrino.
E poi c'è il tema importante del clima, con il rapporto delle Nazioni Unite che accusa l'inquinamento di fare 9 milioni di vittime l'anno. Protagonista di questa battaglia è una giovane ragazza di 16 anni, svedese, Greta, che ogni venerdì, invece di andare a scuola, va davanti al Parlamento per ricordare di questo problema i politici. È stata candidata al premio Nobel per la pace. Domani manifestazioni degli studenti in tutto il mondo. L'hanno candidata per il Nobel per la pace a Greta Thunberg, la ragazzina di Stoccolma che con la sua protesta per il clima sta scuotendo il mondo, potrebbe andare il prestigioso riconoscimento che è già stato attribuito ai grandi e alle grandi che hanno fatto la storia. Lei risponde con un tweet: sono onorata e molto grata. La proposta della sua candidatura al Comitato dei Nobel è stata fatta da un gruppo di deputati socialisti norvegesi. Abbiamo indicato Greta perché la minaccia del clima è una delle principali cause di guerre e conflitti. Il movimento di massa che lei ha innescato è un contributo molto importante per la pace. Sono passati nemmeno 9 mesi da quando la ragazzina svedese con le treccine lunghe e i pantaloni color lavanda ha acceso la miccia, da quando è iniziato la sua caparbia protesta del venerdì, ogni settimana sciopero da scuola davanti al Parlamento svedese per chiedere misure più efficaci contro i cambiamenti climatici. Da allora la sua voglia di difendere la terra è diventata un simbolo e lei, a soli 16 anni, la portabandiera di un nuovo movimento globale. Dopo i suoi interventi al vertice sul clima delle Nazioni Unite in Polonia e al forum di Davos, migliaia di giovani in tutto il mondo hanno seguito la sua strada. Domani, in oltre 1.600 località, in 105 paesi, milioni di ragazzi scenderanno in piazza per sollecitare un'azione contro il surriscaldamento climatico. Scioperiamo per il nostro futuro e continueremo a farlo, non c'è più tempo per aspettare. Gli adulti sono i benvenuti a unirsi a noi, insieme per la scienza, ha scritto Greta in un tweet. In Italia manifestazioni sono organizzate da Milano a Roma, da Firenze a Genova, da Bari a Trieste, dal Veneto alla Sicilia. Studenti delle medie universitari salteranno le lezioni per unirsi alla protesta della sedicenne svedese. Alla vigilia di questa giornata di mobilitazione scende in campo Greenpeace. Un blitz in Val Vistende, nella zona delle Dolomiti, devastata lo scorso autunno da una tempesta che ha provocato vittime e sradicato migliaia di alberi. In una parte del bosco, rimasta ancora un cimitero di abeti, gli attivisti hanno composto la scritta «Cambiamenti climatici, governo bocciato» per chiedere al governo maggiore attenzione all'emergenza climatica. Poco fa il Parlamento europeo ha approvato l'emendamento della Lega sul Nicaragua per l'estradizione dell'ex esponente delle Brigate Rosse Alessio Casimirri. La risoluzione non è vincolante, spetta dunque alle autorità nazionali come muoversi in tal senso. Alessio Casimirri è latitante in Nicaragua. Appunto, adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, subito dopo ritorniamo con le notizie sportive. Eccoci di nuovo in diretta, dunque lo sci continua a darci molte soddisfazioni. Dominique Paris ha fatto un'altra impresa dopo il successo di ieri in discesa. L'altoatesina ha vinto a Soldeo l'ultimo Super G della stagione, conquistando anche la Coppa del Mondo di disciplina. Buone notizie arrivano anche dallo sci femminile, con il terzo posto di Federica Brignone, sempre nel Super G. Dopo l'oro conquistato ai mondiali di Ari, il nostro Dominique Paris fa sua anche la Coppa del Mondo di Super G. Sulle nevi di Soldeo l'azzurro, che ieri aveva vinto la discesa libera, ha attaccato da subito, rischiando anche qualcosa, nonostante sapesse che gli sarebbe stato sufficiente anche un quinto posto per mettere le mani sulla Coppa di Cristallo di specialità. Bravissimo a correggere gli errori in corsa, Paris ha vinto su un tracciato definito da lui stesso molto tecnico, ma sul quale ha mantenuto sempre il controllo nonostante la velocità al limite. Numeri impressionanti quelli di Paris, 16 vittorie in Coppa del Mondo, 12 discese, 4 Super G. In Italia meglio di lui hanno fatto solo Alberto Tomba e Gustavo Töni.
nulla da fare per gli inseguitori. Dal più vicino, Krischmeier, che doveva rimontare 44 punti in classifica, a Kilde, da Jansrud a Maier e Mauro Kawiezel. Tutti messi in fila dal campione di Merano, già entrato nella storia con il tris di Kitzbühel e quello di Bormio, e con la terza doppietta arrivata nelle ultime due gare di Soldeu. Potenzialità di un atleta eccezionale che ha chiuso una stagione strepitosa e che può vantare anche un oro mondiale sulla pista di Are in Svezia. Nella giornata di Paris, quinto posto per l'azzurro in Hannover. Per quanto riguarda invece le azzurre del Super G, che comunque non avevano la possibilità di vincere la Coppa di Cristallo, la migliore è stata Federica Brignone, terza, alle spalle della tedesca Rebensburg, che ha vinto la tappa, e dell'austriaca Tamara Tippler. Per la Brignone si tratta del quarto podio stagionale, il 28° in carriera, soltanto settima invece Sofia Goggia e nona Nadia Fanchini. Quarta la statunitense Michaela Schifrin, che ha vinto così comunque anche la Coppa di Super G, oltre a quella di slalom speciale e quella generale, un'autentica impresa per la Schifrin. Andiamo avanti con il calcio. Barcellona e Liverpool sono le ultime due squadre ad essersi qualificate per i quarti di finale della Champions League. I catalani hanno eliminato i francesi del Lione, mentre il Liverpool ha avuto la meglio sui tedeschi del Bayern Monaco. Questa sera invece tocca a Napoli ed Inter ottenere il passaggio ai quarti di finale di Europa League. L'Inter arriva all'ultimo bivio stagionale nel peggiore dei modi, con un bel po' di giocatori infortunati, altri squalificati, altri non disponibili perché non inseriti nella lista UEFA e quindi non convocabili. E con il caso Icardi che non accenna a sgonfiarsi. E allora stasera contro l'Eintracht Francoforte si parte dal 0-0 dell'andata. In gioco c'è l'accesso ai quarti di finale di Europa League. Luciano Spalletti potrà contare solo su 12 giocatori. Ecco perché in panchina ci andranno 4 ragazzi della primavera, ma tutto questo non può essere un alibi, dice Spalletti. È vero che si fa sempre credere a tutti che il migliore sia quello che manca, però le partite le vincono quelli che ci sono. Per spegnere la tensione del momento, Spalletti usa l'ironia, rivolgendosi ai giornalisti, dice che stavolta sarà difficile sbagliare formazione. Ne ho 12 disponibili, al massimo ne potete sbagliare uno. La novità tattica potrebbe essere lo spostamento di Skriniar a centrocampo per dare sostanza a una mediana impoverita dall'assenza soprattutto di Nainggolan. In difesa ci sarà l'inserimento di Ranocchia da centravanti al posto di Lautaro squalificato e di Icardi sempre desaparecido. Del suo ritorno in squadra se ne parlerà solo dopo il derby di domenica, agirà Politano. Si giocherà in un San Siro quasi pieno, previsti 50.000 spettatori con 13.500 tifosi tedeschi, tra cui 400 ultras, protagonisti degli scontri romani di metà dicembre nel pre Lazio Eintracht. Per evitare il ripetersi di violenze saranno schierati 1.000 agenti, a preoccupare soprattutto la rivalità delle tifoserie. I tifosi più caldi dell'Eintracht sono infatti gemellati con gli ultras atalantini attesi a Milano e avversi a quelli dell'Inter. E a Milano sono attesi anche gli ultras della Lazio vicini ai sostenitori nerazzurri e vogliosi di vendicare gli sgarbi di 3 mesi fa. Situazione decisamente più tranquilla in casa Napoli. Il Salisburgo sa essere pericoloso, ne sa qualcosa la Lazio eliminata un anno fa, ma il 3-0 dell'andata sembra un risultato più che rassicurante. L'unica preoccupazione di Carlo Ancelotti riguarda la difesa. Mancheranno per squalifica Koulibaly e Maximovic. Toccherà alla coppia inedita Luperto-Chidiches. Per il resto giocheranno i migliori, compreso Insigne, per il quale il presidente De Laurentiis ha avuto parole dolci. È un giocatore straordinario e non è in vendita. E chiudiamo con la Formula 1, con l'ennesima sfida tra Ferrari e Mercedes. Federation Square è la piazza dei grandi festeggiamenti, a cominciare da un capodanno ad oltre 30 gradi di temperatura. Ieri quest'angolo di città si è trasformato in un palcoscenico d'eccezione per tutti i 20 piloti che vedremo in azione da stanotte ad Albert Park. Sorrisi, saluti, applausi per l'ennesimo show fra le strade cittadine, voluto dalla nuova dirigenza della Formula 1 per avvicinare gli spettatori e i protagonisti. Per l'occasione Sebastian Vettel ha voluto rispettare un suo rito scaramantico. Vi posso svelare che ho battezzato la mia nuova monoposto con il nome di Lina. Spero sia di buon auspicio, non vedo l'ora di poter scendere in pista. Emozionatissimo il compagno di squadra Charles Leclerc. Aspetto il mio debutto in circuito con impazienza per poter finalmente vedere il potenziale della mia Ferrari. Una curiosità che sicuramente ha anche il nuovo numero uno del team, Mattia Binotto. Durante l'inverno dice abbiamo fatto i compiti a casa ed ora siamo concentratissimi sull'avvio della nuova stagione. È sempre bello iniziare da queste parti.
Acclamatissimo anche il pilota dell'Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, che a pochi giorni dal suo Gran Premio numero 292 si conferma il più navigato in attività e a fine stagione può salire al terzo posto nella classifica di tutti i tempi. Un altro che punta a entrare nella leggenda è Lewis Hamilton, nel suo mirino il sesto titolo mondiale. Non mi aspettavo tutta questa gente, dice, ultimamente mi sono molto divertito in vacanza, ma devo ammettere che è davvero bellissimo tornare al lavoro. Alle due di questa notte, ora italiana, i primi giri cronometrati, che dovrebbero delineare i valori in campo dopo le lunghe sessioni invernali di Montmeló. Al momento è tutto, vi ricordo la prossima edizione del nostro telegiornale alle 20. Grazie per averci seguito, adesso vi lascio a Tagadà, una buona giornata a tutti voi.